Ciao ragazzi, è stata la parte numero 23 del display di Mother 3. Ah, ok, così. Alec, dimmi un po'. Ehi, Duster era con voi? Sì. Ah, come pensavo. Ma non c'è bisogno di preoccuparsi. Informerò iOS. Lucas, a quanto pare hai già incontrato una delle mie amiche, ma Gypsy? Posso non sembrarlo, ma sono gentili. Potrebbe aiutarti. Ricordo che Lucas ha incontrato una delle mie Gypsy, mi sembra fosse Ionia, che è stato colui o colei che gli ha insegnato i poteri psichici. Vi ricordate, no? La scena controversa, ambigua del capitolo 4 in cui Lucas si immerge sott'acqua, eccetera, e impara i poteri psichici. Wow, cos'è successo? Ok, ora come ora, dal punto di vista di trama, diciamo, siamo un po' al punto di partenza. Siamo più o meno allo stesso punto in cui eravamo all'inizio del capitolo 4, quindi abbiamo davanti l'impero dei cattivi e non sappiamo come attaccarlo. Siamo soltanto io e Bonnie, non sappiamo dove sono Kumatora e Duster, non abbiamo un piano, non abbiamo una missione vera e propria. Abbiamo un nemico, ma non abbiamo nessun modo di affrontarlo. Cosa possiamo fargli all'impero dei cattivi? Sì, abbiamo distrutto la Tuonotorre, questo è sicuramente una buona cosa, però da qui la trama si deve ancora evolvere, no? Ho tolto la fascia da sola. Ho mosso la mia bocca in su e in giù. Così se n'è andata. Oh, sono stupenda. Odio rompere scatole, ma potresti rimettermi in piedi? Grazie, tesoro. Non so cosa sia successo. Mi stavo facendo gli affari miei, mi stavo struccando. Quando all'improvviso qualcuno mi ha attaccata fisicamente. Oh, che brutto momento per essere attaccata. Oh cielo. Sei il bambino che l'altro giorno mi è venuto a trovare alle terme. Sembra che ci incontriamo di nuovo. Dal momento in cui ho capito che potevi usare i poteri PSI, sapevo che saremmo stati legati. Sei colui che noi Magipsi attendiamo da 10 migliaia di anni, vero? Lo senti pure tu? Non senti che il momento è giunto? Va bene se non lo senti, non ne sono sicura. Aspetta, se sono stata attaccata, quindi spero che Olia stia bene. Vorrei poter volare fin lì, ma non posso da struccata. Posso solo camminare come un umano. Che tragedia. Ah, va bene, camminerò se proprio devo. E tu mi seguirai. Andiamo verso casa di Eolia, ok? Va bene. Perfetto. Facciamo delle magie insieme. Non era inteso in quel senso. Ionia si è unita al tuo gruppo. Temporaneamente, non è un membro del gruppo permanente. Potremmo raggiungere la casa di Eolia facilmente dal fiume, ma aspettate un attimo. Non so di cosa cavolo stiate parlando, ma se dovete andare su per il fiume è il nostro momento. Andiamo, seguiteci. Ionia che ci segue, saltellando. Amiamo usare la barca. Noi l'avevamo prima. Non l'avevamo prima. Cosa? L'abbiamo appena ottenuta, la miglior barca di sempre. Sali, vero? Certo. Il capitolo 7 è il capitolo più lungo di Mother 3. Questo da solo è più o meno metà gioco. Da solo. I capitoli, per chi non lo sapesse, sono in totale 8. Quindi questo è il penultimo capitolo. Però siamo circa attorno a metà gioco. In realtà ne ha quasi a metà gioco. Però in questa parte scopriremo una gran bella fetta di trama di Mother 3. In particolare scopriremo molto sul mondo di Mother 3. Per esempio, Mother 1 era ambientato negli anni 80, perché il gioco diceva che il rapimento di Giorgia e Maria è successo all'inizio del 1900 e poi dice che sono passati 80 anni. Mother 2, l'abbiamo visto, era ambientato negli anni 90, nel 1990X. Mother 3 nel gioco non ci ha mai detto quando è ambientato. Questa è una domanda che il gioco ancora non ci ha risposto. Non ci risponderà mai esattamente, però stiamo per avere delle informazioni molto importanti sul mondo di Mother 3.
Oh, che è successo? Non hai il trucco, Ionia? Non è il momento, Eolia. Sono stata attaccata. Quindi sono corsa qui per vedere come stavi. Sto bene, come sempre. Ma non pensare a me. Slega la corda, no? Oh, non ci ho proprio pensato. Quanto ero di fretta. Lucas, mi puoi slegare? Non sei per niente gentile. Ah, e chi è quel figurino? Sono io senza trucco. Sono bella anche senza trucco. Quindi? Un attimo. Ecco fatto, sono di nuovo carina. Puoi tenerti il rossetto, non mi interessano baci indiretti. Oh, ho un brutto presentimento. Cosa sta accadendo? Cosa? Cosa? Sta succedendo qualcosa di molto grave. Cioè no, grave, è qualcosa di molto importante. Minchia, non mi ricordavo di essere così tanto pelle lunghe. Ok. Oh cielo, Eolia, il tuo corpo sta sparendo. Oh cielo, 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 il momento è giunto, sto svanendo, sto sparendo, ma va tutto bene. Ma questo significa che... Lago nel castello Zoe che ho protetto così a lungo. Qualcuno deve averlo estratto. Qualcuno che può estrarre gli aghi è arrivato. Il drago oscuro sigillato verrà risvegliato. Interessante tutta questa cosa. Questa storia degli aghi e drago oscuro. Non ce ne hanno mai parlato. Potete andare nel cortile del castello Zoe tramite questo tunnel. Se il lago è stato estratto, sparirò a breve. Sarebbe meglio sapere chi è che l'ha estratto. Una persona con un cuore malvagio o una con un cuore puro? Ciò deciderà il destino di questo mondo. Oh, quindi oggi sparisco. Ionia, non mi ricordo il tuo nome e cane. Addio. Quindi, un magipsi che dovrebbero essere esseri eterni? Sovrannaturali, sovrumani, è appena sparito. Eolia, eri sempre gentile. Per questo andavamo d'accordo. Questo è l'unico modo in cui può morire un magipsi. Ok, andiamo al cortile del castello Zoe. Prima però, prendiamo questo oggetto che è molto importante. Il memento di Eolia. Il memento di Eolia. Un rasoio e un rossetto. Uno può chiedersi che cosa potrebbe mai servire. Lo terrà Bonnie. Sostanzialmente, quello a cui serve... Lo posso anche dire. Una No, vabbè, Cleocatra. A parte mi sembra si chiami così anche in inglese, però è geniale. Dicevo, il memento di Eolia... Oh, grazie. Quando chi lo possiede muore... Viene automaticamente consumato l'oggetto e ritorna in vita. Vedete, riporta in vita chi lo possiede una sola volta. Non ho la mappa di quest'area. Non vorrei che fosse qua sopra. Ma ciao te. Ok, no, non ho saltato proprio niente. Quindi andiamo qua. Destro giù? Andiamo prima giù? Ok, no, proviamo da destra. Merda. Proviamo a vedere se qui ho messo un oggetto. Sì, un oggetto, ma non è la mappa.
Allora, latte scaduto, ok, utile. Ok, andiamo fin qui. Per qualche strano motivo Luca si sente febbricitante, ottimo. Vediamo come sarà il prossimo potere psichico che impara. Scudo PSI. Quindi può mettere gli scudi psichici. Questa è già una differenza con Ness. Lucas può mettere sia gli scudi fisici che quelli psichici. Su Mother 2 Ness poteva mettere quelli fisici e Paolo metteva quelli psichici. Figo. Tartina magica, ovviamente. Non mi rompete le palle. Ok. Oh, siamo arrivati alla fine. Quindi il lago è stato realmente estratto. Tra l'altro, questa cosa qui del lago. Del apostrofo ago, ecco. L'avevamo intravista nel capitolo 2. Quando eravamo nel castello di Osoe con Duster, Wes e Kumatora. C'era a un certo punto un balcone dal quale potevamo sbirciare nel cortile e vedere esattamente quel lago. Che però allora non ci diceva niente, non sapevamo cosa fosse. Adesso scopriamo che cos'è. Non so chi sia stato. Il drago scuro diventa lucente o malvagio quando il cuore di chi lo sveglierà. Quanto il cuore di chi lo sveglierà, ecco. Così ci è stato detto, ma non sento niente. Non sento un cuore né buono né malvagio. Che mistero. Può esistere gente senza cuore? Pensavo che il drago scuro sarebbe rimasto sigillato per sempre. No, abbiamo ancora una possibilità. Tu hai imparato psicoamore. Quindi pure tu puoi. Oh, è vero, non ti ho ancora spiegato nulla. Ti racconterò la storia degli aghi. Lore. Per prima cosa, queste isole hanno una particolarità. Proprio qui, dove noi viviamo, risiede un potere illimitato. Questo potere è quello di un drago che riposa sotto queste isole. Questo drago è gigantesco, grande almeno quanto tutte le isole messe insieme. Grazie al sonno del drago, le isole sono protette da ogni disastro. Ma il suo potere è troppo grande per gli umani. Per questo le nostre antenate megipsi piazzarono 7 aghi sul drago per farlo addormentare. Un ago per ogni megipsi. Per moltissimo tempo continuammo a tenere d'occhio gli aghi. È detto comunque che qualcuno sveglierà il drago quando ci sarà bisogno del suo potere. Tuttavia, se chi estrae gli aghi è cattivo, il drago obbedirà a tale persona malvagia. È possibile che tutto venga completamente distrutto per un semplice desiderio maligno. Viceversa, se un puro di cuore estrae gli aghi e usa il potere del drago, tutto il male verrà spazzato via e la vita come la conosciamo riprenderà a splendere. Questo è quello che tutti quanti noi speriamo. Ed ecco qui tutto. C'è un'ultima cosa, ma non preoccuparti. Quando gli aghi verranno estratti, noi Magipsi scompariremo. La nostra vita millenaria finirà. Non lo trovi romantico? Quindi questa è veramente è la vera trama di Mother 3. Aghi che vengono estratti. E che risvegliano il potere di un drago oscuro nascosto dormiente sotto le isole The Nowhere Islands, non mi ricordo come traducono in italiano. C'è un'altra leggenda. Dice che solo quelli che hanno il potere di usare psicoamore possono estrarre gli aghi. Neanche noi Magipsi possiamo. In altre parole, tu puoi estrarre gli aghi perché sei un prescelto. E qui arrivano altri dubbi. Chi altro potrebbe conoscere il psicoamore oltre a Lucas? Qui c'è qualcosa però. È un cellulare.
È il cellulare di uno dei cattivi. Comandante, si sbrighi. Abbiamo trovato il prossimo ago. Ma ci serve la scimmia. La scimmia può farci accedere a esso. Ah, che cavolo. Comunque la scimmia è la chiave. Vi spiego i dettagli dopo. Venga al laboratorio Chimera. Sa dove si trova, vero? No. Eh? Comandante, sembrate allegro oggi. Beh, comunque. Prenda il treno al crocevia per la fabbrica. Quando arriva vada a ovest dalla funivia, che è diretto alla che è dietro alla fabbrica. Ha capito? Sì. Oh, se sa dov'è, non ci sono problemi. Si sbrighi. Bip. Ho ottenuto una ricci trasmittente. Quindi questa era la ricci trasmittente del cattivo, del comandante, colui che probabilmente ha estratto l'ago. Colui per il quale ci avevano scambiato nel capitolo 5, ma ormai è ovvio chi sia, cioè è veramente palese. Cioè c'è solo un personaggio che nel corso di dello stacco temporale di 3 anni non si è ancora rivisto, quindi cioè sì, è lui. Quella scala è una scorciatoia per Tasmiri. Andate. Sono preoccupata per il mio ago ora. So che ci rincontreremo, ma se ciò non accadesse, vuol dire che uno di noi avrà lasciato questo mondo. Ciao. C'è un'altra cosa interessante che ci hanno detto nella ricci trasmittente. Ci serve la scimmia. Noi conosciamo una certa scimmia e sappiamo che non l'abbiamo rivista da quando sono passati i 3 anni dal capitolo... Cos'era? Dal capitolo 3 al capitolo 4. Questo è un nuovo nemico. In realtà sono due nemici combinati insieme. Big Bro e Little Bro. Duo fraterno. Mi sa che sono tosti, sono psicomore, perché tanto... Fra non troppo c'è la fonte termale, quindi... Spintone, me coglioni? Vabbè, non curiamo ancora. Attacco multiplo. Ah, pure. Minchia, sono tosti. Infatti mi ricordavo. Carne secca. Cura beta. Comunque sì, siamo nel... nel castello Osoe. Dobbiamo andare a quello che hanno chiamato laboratorio Chimera, se non sbaglio. Ah, che palle. Tanto un attacco fisico di Lucas è più o meno come un PK Love, non cambia molto per quanto riguarda danno single target. Anzi, col fatto che puoi fare combo fa quasi più danno un attacco normale. Non è un problema. Non è un problema. Biscotto alle noci. Oh merda, che spavento. Per un attimo pensavo fosse un fantasma buono. No, perché non ricordavo esattamente in che stanza fossi, quindi... Ero tipo, oh, fantasma, siamo... Ma qui ci sono di nuovo i fantasmi nel castello d'Oso. Questo sono... le fonti termali. Ok, usciamo. Però c'è... Auguri qua a prendere il treno. Ah, è vero. C'è un altro personaggio ancora che non vediamo da un sacco. Non lui, eh. Lucas, hai visto Flint? Stava visitando la tomba di Inawa prima. Probabilmente è di nuovo andato alla ricerca di Klaus. Neanche Flint l'abbiamo visto in questi 3 anni. Cercare Klaus, visitare la tomba di Inawa.
Cercare Klaus, visitare la tomba di Inawa. Fa solo quello ormai. Sei la sua sola salvezza, Lucas. Sei più forte che Flint non ha... Sei così forte che Flint non ha più bisogno di preoccuparsi per te. Sei realmente un uomo ormai. Tieni, Flint mi ha dato questo. Mi ha chiesto di dartelo la prossima volta che fossi passato da queste parti. Credo che sia un portafortuna che tuo padre conserva da quando era bambino. Una medaglia al coraggio. Curioso. È un oggetto chiave. Oddio, qua si è buggato tutto. Eccola qua, medaglia al coraggio. La polvere non fa vedere cosa c'è sotto. È incredibilmente vecchia. Va bene. Prendiamone atto. Ci torneremo più avanti, probabilmente. Rice trasmittente. Comandante, dove cavolo siete? Sulle Alpi? Ma l'hanno tradotto sulle Alpi. Io adoro quando i localizzatori prendono questi tipi di iniziative. Sulle Alpi. No, no, scherzavo. Tutti la stanno attendendo al laboratorio Chimera. Non ci sono ancora arrivato io. Mi sono scordato come arrivarci. Cioè, so le direzioni, ma... Per arrivare al laboratorio Chimera si prende il treno al crocevia per la fabbrica, poi si va a ovest dalla funivia. Non so dove mi trovi ora, però. State bene, comandante? Io... Oh, lo vedo ora. Avevate ragione, prenda il treno al crocevia e poi vada a ovest della funivia. Ci avete già detto. Sulle Alpi. Allora, ah, ma noi siamo tipo ben oltre i 20 minuti. Che palle, volevo andare al laboratorio Chimera questa parte. Peccato. Facciamo un salto al centro commerciale. Non mi ricordo se c'è qualcosa che vale la pena comprare. Aspetta. Abbiamo entrambi un inventario pieno, che due maroni. Manifesto di CMC non ci serviva più. No, comunque non penso ci sia qualcosa che paga. No, infatti. E vabbè, dobbiamo chiudere qui la parte numero 23 del display di Bada 3. È stato molto... Fammi salvare, Rana, porco... Olè. Molto importante questa parte. Se vi è piaciuto il canale per il salto e vi saluto, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!